Questo programma è offerto da WeWork, un punto fermo per aziende e professionisti. Consulenza in medicina del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione con piattaforma di addestramento in sede. Supporto per sistema HACCP e igiene degli alimenti. Grazie a competenze acquisite nel tempo, WeWork offre una consulenza mirata a medici, odontoiatri e professionisti per avviare e gestire strutture medico-sanitarie con supporto per autorizzazioni sanitarie, radioprotezione, verifiche periodiche delle apparecchiature. WeWork, la tua garanzia. WeWorkPoint.it. Seguici su Facebook. WeWork SRL. Caseificio Gioia di Ronco Gaetano.
dal 1975. Esperienza, tradizione e bontà di latte sulle nostre tavole. Ben ritrovati con Ruggito Nero Verde, quasi scherzo in diretta, e vado a salutare i nuovi ospiti perché oggi sarà una puntata divertentissima. Cominciamo con una battuta, perché Francesco Esposito stava già scherzando durante la sigla. Credo che oggi ci divertiremo parecchio, quindi saluto innanzitutto tutti i tifosi neroverdi all'ascolto. È un momento goliardico anche per il Bitonto, un momento positivo in virtù dei risultati, quindi vado a salutare i due ospiti, Vittorio Nocerino, difensore del Bitonto. Buonasera. Che sta già ridendo, perché sta ridendo già dalla sigla, quindi ovviamente scherziamo. E vado a salutare anche il nostro angolo social, nel nostro studio 2 di Radio Doppio Zero, Nicolangelo Biscardi, ufficio stampa del Bitonto, e Ciccio Marrone, radio cronista, telecronista di questo Bitonto e collaboratore dell'ufficio stampa. Vado a salutarlo. Buonasera a entrambi, ragazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Scusate per la capigliatura di Esposito. Sarà ovviamente una puntata in cui presenteremo anche delle nuove iniziative per quanto riguarda il centenario del Bitonto. Però la prima domanda a questo punto la faccio ad Esposito: perché questi capelli? C'era qualche scommessa? Avevo bisogno di un po' di cambiamento, diciamo. Tipo le donne che la prima volta esatto. Dei capelli, sì. È stato lo stesso per te. Torniamo seri, parliamo di Molfetta, lo faccio con Vittorio Nocerino. È stata la prima per te dal primo minuto. Che partita è stata? Una partita che, come dicevamo anche a microfoni spenti, ha testimoniato il livello alto di questo girone H. Che approccio hai avuto con te con il Bitonto? No, vabbè, è stata una partita difficile, come tutte tra l'altro, perché comunque questo è un girone molto molto complicato. Anche perché quando sfidano il Bitonto le squadre si trasformano, giustamente gli stimoli sono più alti e ci sta. Ci aspettano tutte finali da qui alla fine sicuramente. Allora facciamo così, andiamo a vedere le immagini di... Continua a ridere Francesco Esposito, ovviamente. Allora andiamo a vedere le immagini di Molfetta Bitonto, vediamo il servizio di Mario Sicolo e poi torniamo in studio. Il leone nero-verde non muore mai. Anche quando Torvo e Upalla gli volge le spalle sotto forma di mille tempeste, vecchie e nuove. Le prime le conosciamo tutti. Le seconde, eccole. Grandinata di squalificati, più l'indisponibilità improvvisa del fantasista in miniatura taurino e l'infortunio del factotum Piarullo. Insomma, ce n'era abbastanza per far disperare qualsiasi allenatore, specie se c'era da giocare in casa di una delle corazzate del girone, il Molfetta. E invece, mister Valeriano Loseto ha tirato fuori dal cilindro il solito manipolo di irriducibili pirati. L'inedita diga arretrata a Sirri Nocerino, la placida regia di Capece in combinato con l'estro geometrico di Montinaro e moto perpetuo Mariani. Il reparto offensivo con gli asprigni Esposito e Tedesco accanto al pivot Lattanzio. Bartoli sfoggia tanti ex come Di Bari, baluardo difensivo, lo straripante Lacarra e il fantasioso Lavopa davanti, col genio superiore di Strambelli ad illuminare il tutto. Il romanzo appassionante e folle nomato Molfetta Bitonto principia al settimo, con Esposito che spara alto sulla traversa. Due minuti e corner perfido di Strambelli, i pugni di Figliola salvano. Minuto 13, la Vopa vede Strambelli che imbecca la carra in cornata alta. Tre primi e si replica con gli stessi protagonisti. Per fortuna l'esito è il medesimo. Al 25esimo il sinistro di Tedesco spolvera appena i guantoni di Tucci. Al 28esimo nel mirino di Marolla è l'incrocio, proprio lì dove si libra Figliola e mette in angolo.
sul cuoio arcuato, altro volo del portierino bitontino. Minuto 33, gentile mail di Esposito al goalkeeper biancorosso. Primo capodopera di Tedesco, pescato abilmente da Montinaro al 42esimo, curva mirabile col mancino e sfera nel set. Dopo l'intervallo, subito il raddoppio che sarà illusione di match chiuso. Cross di Montinaro per il capitano che arguto insacca nell'angolo. Ma i padroni di casa non ci stanno e reagiscono fieri. Al 13esimo, cross millimetrico di Strambelli da destra e tocco maligno di Lacarra, 1-2. Poco dopo il quarto d'ora, rasoiata di Montinaro, Tucci si tuffa a sinistra e smanaccia salvifico. Minuto 19, Strambelli, che stava inebriando di finte i mastini ospiti, viene mietuto in area da Nannola. Dal dischetto beffa Figliola, che pure aveva intuito. Ancora mancino di uno scatenato Tedesco dai 25 metri, fuori d'un sospiro. Alla mezz'ora, duetto artistico Tedesco Lattanzio nel breve e rovesciata sul fondo del 9. Al 37esimo, sempre Lattanzio, serge in area altrui e pallone che incoccia il montante più alto. Al quinto, dal termine, stacco imperioso di Acosta solissimo, su amnesia collettiva nero-verde, e Figliola è superato, 3-2. Ultimissimo minuto del recupero, zuccata esiziale di Tedesco in controtempo, su pallone prezioso di Triarico e, quando nessuno più ci credeva, tranne coloro che in calzoncini stavano correndo infaticabili sul prato, ecco il pari finale, strabiliante e meraviglioso, degli uomini del patron Rossiello. Come si giudica una prestazione del genere? Perché 0-2, c'è più rammarico nel non averlo vinto oppure l'orgoglio poi nel vincere, nel pareggiare una partita del genere e non nel non perderla? Perché poi è stato importante, intanto continua a ridere. Ah, facciamo rispondere a Francesco, così non, esatto, può ridere intanto. Così lui si tranquillizza un po'. Allora, facciamo così. Francesco, siete più orgogliosi nel non averlo persa questa partita? Diciamo che vediamo un po' il bicchiere mezzo pieno, perché alla fine l'abbiamo buttata un po' noi questa partita. 2-0, poi 3-2, poi alla fine ci siamo aggrappati su questo 3-3 che ci sta molto stretto, diciamo. Si è creata una colonia campana all'interno del Bitonto, sì. Tu, Nocerino e Tedesco, che è dietro le quinte, che salutiamo, ci sarà poi l'occasione per presentarlo in questo fine settimana dedicato al giocato, come vedete anche questa... No, questa ci siamo integrati bene. Avere dei concittadini anche in città. Sì, ci facciamo compagnia. Tornando a parlare della faccia, che a te la domanda. Siete più orgogliosi nel non averla persa questa partita, perché ha dimostrato che il Bitonto è una squadra viva che non vuole mollare? No, ma assolutamente. Per come 2-0 ci sta che c'è il rammarico di non aver vinto la partita, quello sì. Però poi quando nel calcio può capitare, lo sappiamo, quando poi perdi 3-2, la riprendi al 96esimo, fa bene sia al morale, alla fiducia e a tutto l'ambiente. Complimenta con Sirri, perché sì, sono successe tantissime cose, perché ha detto che il Bitonto era in piena emergenza, anche a pochi minuti dalla partita è stato tirato fuori Piarulli, che era infortunato, Leonardo Taurino fuori dalla giornata precedente, in più 4 squalificati. Insomma, è stata anche una reazione di carattere in un momento difficile. Assolutamente, è stata una reazione secondo me importante, perché comunque fa capire che giocatori di livello ci siano nello spogliatoio e in questa squadra. Come è andato l'approccio, Francesco, anche con lo spogliatoio, che è uno spogliatoio di gente tutta che ha fatto calcio anche a livello importante, tanta gente che ha fatto anche professionismo? No, molto bene, molto bene. Ci hanno accolto subito benissimo e ci hanno fatto sentire subito parte della famiglia. Vado da Nicola Angelo di Scarpe per presentare quella che sarà l'iniziativa del centenario, perché ci sarà una top 11, però ovviamente la lascio presentare a voi più nel dettaglio, perché coinvolgerà tutti i tifosi del Bitonto. C'è qualcuno che invita a denunciare il barbiere di Francesco Esposito, però andiamo oltre. Allora, sono qui con Ciccio Marrone, l'amico, compagno di viaggio, telecronista ormai, diciamo che io e Giuseppe Urbano ci abbiamo visto bene quest'anno nello scommettere sul buon Ciccio. Siamo qui insieme perché voglio dare la parola tra pochi istanti a Ciccio per presentare quella che è una splendida iniziativa nata dalla sua anima neroverde, dalla sua testa, dalle sue idee condivise chiaramente
con me, con l'ufficio stampa rappresentato anche da Giuseppe Urbano. Chiaramente il presidente ha dato immediatamente entusiasta il suo via libera, è una top 11 del centenario, del secolo nero-verde, dove i protagonisti sarete voi tifosi da casa, voi tifosi sui social, con una votazione che durerà parecchie settimane, perché non è solo individuare 11 giocatori, ma ce ne saranno tante altre di votazioni. Partiremo la settimana prossima e tra virgolette utilizzeremo questo spazio di del Ruggito Nero Verde, la disponibilità di Davide e di Radio Doppio Zero per andare di volta in volta, procedere di volta in volta con le votazioni. Quindi mi sono già dilungato troppo, ringraziando tra l'altro Ciccio già le tante attività economiche e commerciali della nostra città che ci stanno aiutando, ci stanno sostenendo per portare avanti e stanno sposando questo progetto della Top 11, quindi ci sosterranno in questo percorso che partirà praticamente tra una settimana. Lascio a Ciccio per presentare più nel dettaglio questa splendida iniziativa. Allora, adesso tu alza la mascherina, sì, e io la faccio. Vai. Innanzitutto grazie a Radio Doppio Zero che ci ospita, a Davide ovviamente che sempre con grande attenzione porta avanti le iniziative del Bitonto in questa meravigliosa trasmissione. Sul discorso telecronache poi saranno i tifosi a giudicare se siamo bravi o no, Nicolangelo. Mentre su questa iniziativa ci ho tenuto a condividerla, l'ho pensata quasi per caso, tu lo sai, poi l'ho condivisa prima con te, poi con il prof Giuseppe Urbano e poi ovviamente col presidente Rossiello, senza il consenso del quale non si sarebbe potuto far nulla. È appunto sarà una votazione dei migliori 11 della storia nero-verde più 12 panchinari che verranno poi diciamo selezionati a seconda della posizione in cui occuperanno nel sondaggio di riferimento. Quindi avremo un 4-4-2 più il miglior allenatore, poi sarà votato nella 12ª settimana, a seguire la miglior squadra, quindi la miglior stagione nero-verde della storia appunto del Bitonto, e infine la chicca, forse la cosa alla quale sono più legato sinceramente di questa iniziativa, ovvero ci sarà la premiazione del pallone d'oro nero-verde, quindi il miglior giocatore nero-verde, e ovviamente i protagonisti assoluti di questa iniziativa saranno i nostri tifosi, da quello con qualche capello in bianco in più che ha vissuto gran parte della storia nero-verde, magari a qualche scolaretto con lo zainetto sulle spalle che vive invece da qualche anno la passione nero-verde. Ci tengo, come hai fatto già tu, ma lo voglio ribadire, a ringraziare le attività che supporteranno questo progetto e che avranno tutta la visibilità del caso, e ovviamente siamo aperti ovviamente anche qualora qualcun altro dovesse essere interessato, perché è sicuramente un'iniziativa che può far bene sia alla società neroverde che a tutta la città di Bitonto. Chiudo, perché poi dobbiamo andare avanti anche con il programma, dicendo che penso si possano dire i nomi della commissione. Sì, infatti volevo fare proprio riferimento alla commissione. Ci sarà una commissione, adesso direi tu i nomi e i ruoli che occuperanno in questa iniziativa. Ci sarà una commissione di quattro persone, per lo più credo giornalisti, che appunto selezioneranno settimana per settimana i cinque nomi che poi verranno votati nel sondaggio dai nostri tifosi sui social. Da questi cinque nomi poi uscirà il primo, entrerà nella top 11 dei titolari, il secondo nella panchina, a differenza soltanto del portiere che avrà due, quindi secondo e terzo saranno in panchina. Chiudo dicendo che abbiamo bisogno del supporto di tutti i tifosi e quindi di sposare e di condividere quanto più possibile tutti i post e gli articoli che riguarderanno questa iniziativa, per poterla anche sponsorizzare quanto più possibile. Si chiuderà, e qui chiudo anch'io, il 1° luglio, quindi in concomitanza con la data del centenario del Bitonto, in cui si spera si potrà fare un evento grande al netto dei protocolli per l'emergenza Covid, che speriamo magari sarà già sparito fino a quel momento. C'è un evento poi con la premiazione di tutti, e sarà una grande bella giornata nero-verde. Allora ti ringrazio Ciccio, perché è una meravigliosa
iniziativa che ho con piacere, con entusiasmo come ufficio stampa, come società abbiamo sposato e sosteniamo. E concludo, prima di ridare la parola a Davide e ai nostri ospiti neroverdi di questa sera, ringraziando chiaramente la commissione. Abbiamo fatto riferimento alla commissione, sono quattro figure che sono già lavoro assolutamente, si stanno impegnando già, si stanno sentendo, si stanno confrontando per individuare quelli che sono i nomi. Ruolo per ruolo verranno individuati cinque nomi, sostanzialmente l'idea di base è quella di individuare un nome per ventennio circa, proprio per fornire i cinque nomi per ogni ruolo, per poter poi consentire a tutti voi tifosi di eleggere il giocatore di quel ruolo. Partiremo la settimana prossima con i primi cinque portieri. I nomi della commissione sono Gianvito Rubino, che è lo storico neroverde per eccellenza, che seppur dalla lontana Bologna sta collaborando in maniera preziosa e proficua all'individuazione di questi nomi, e poi i tre giornalisti veterani, decani dello sport neroverde, dello sport bitontino: Nicola Lavacca per la Gazzetta dello Sport, Mario Sicolo per la Gazzetta del Mezzogiorno e Mario Romano per Data Sport, solito Mario Romano che ci segue pedissequamente ovunque. Concludo davvero e poi mi taccio definitivamente. Sì, no, poi solo un saluto. Solo per ricordare che giovedì partiamo con le votazioni per i portieri. Alla settimana successiva, al giovedì successivo, quindi sempre in questo spazio, in questa vetrina del Ruggito Nero Verde, daremo il risultato finale del vincitore del ruolo indicato la settimana precedente, per poi passare all'indicazione dei cinque nomi del ruolo successivo. Allora io ne approfitto e poi passo la parola a Davide solo per salutare i tifosi nero verdi, così io me ne vado a vedere il Festival di Sanremo, Nicola, se sei d'accordo. Non so. No, vabbè, no, dai. Io però prima di salutarvi chiedo a voi, facciamo la spina dorsale della squadra, della vostra squadra della top 11 del Bitonto. Parto da Nicolangelo: un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Quattro nomi per Nicolangelo e quattro nomi per Ciccio, vai. Però tanto non compromettiamo poi le non scelte. Ovviamente le nostre indicazioni, noi non facciamo parte della profani, facciamo parte della commissione. Per simpatia, amicizia, io dico Figliola, Paolo Catucci, Nicola Rubini, Franco Chimenti. Non me ne vogliono tutti gli altri. Io sono d'accordo su un nome, ovvero Figliola, come portiere, come difensore. Per racconto più che altro da parte di altri dico Alberto Perrini come difensore, come centrocampista Massimo Pizzulli, anche se non so, forse era più un attaccante, sì, esterno, però lo mettiamo lì anche per amicizia. E come attaccante ne devo dire due: Ferrante, perché nei miei ricordi, e Sasha Kristic, perché oltre ad essere un grande giocatore è un grande amico. Sì, vabbè, io ho parlato di Paolo Catucci ricordando l'era di quando ha giocato in difesa, ma Paolo era anche molto... E come mister di Coloseto, perché mi ha subito colpito, mister Loseto. Come mister, allora devi dirci anche il tuo di mister, Nicolò. No, non li posso dire, io non lo posso dire. Dai, lo metteremo troppo di... Io lo potevo fare, dico mister... Mister non è vincolato a nessun allenatore nero verde del passato. Mister Loseto, perché mi ha colpito molto, anche umanamente. Allora, io ringrazio e saluto Ciccio Marrone, credo che Nicolangelo invece rimanga con noi. Grazie Ciccio. Grazie a voi, grazie ai tifosi neroverdi. Abbiamo ricordato anche un po' le formazioni del Bitonto. Voi invece siete napoletani doc, credo, e da quello che ho capito e da quello che si sente anche parlando, per voi è stato un anno, quello che è passato, un po' particolare, perché Napoli ha perso l'emblema del calcio di tutti i tempi, il 10 più forte di tutti i tempi. Voi da napoletani come avete vissuto questa perdita? Beh, per noi è sempre stato un simbolo, un idolo, calcisticamente parlando una figura da seguire. Maradona per noi è stato nel riscatto sociale, è stato troppo importante per la città di Napoli. Francesco? Anche se molto spesso viene associato a cose che non dovrebbero, diciamo, riguardare il calciatore, però noi, Maradona per noi è come un dio, diciamo,
Diciamo che Napoli è un po' croce delizia. Anche se ti fa per il Milan, ricordiamolo. Però Maradona è Maradona. Maradona, sentiamo bravo che arriva dall'altro studio, ovviamente. Nicolangelo Viscardi appena sente la parola Milan non si fa sfuggire nulla. Dicevamo Napoli è croce delizia perché, come ha detto, le bellissime cose sportive vengono associate a Maradona, anche le cose meno belle, ma lo stesso avviene e coinvolgo entrambi anche per la vita di tutti i giorni, perché Napoli offre paesaggi meravigliosi, però poi viene associata molte volte anche erroneamente a cose un fascio, è così, ma non solo a Napoli, anche nelle altre città, diciamo è il bello e il cattivo tempo, ci può stare, va bene così. Tra l'altro poi voi venite da un quartiere che ci raccontavamo prima durante il pre-puntata, è stato il teatro di una delle serie più viste in Italia, che è Gomorra, che forse è anche un po' distorto quella che è l'aspettativa, il giudizio di... Tante cose che succedevano prima ora non succedono più. Diciamo che Gomorra esagera un po' in quello che si vede nelle puntate. Non è proprio così, diciamo. Detto da un napoletano vale ovviamente molto di più. L'approccio con la Puglia invece come è andato? Perché Puglia e Campania sono due regioni che si somigliano anche. Bene, bene, un po' diciamo il dialetto che a volte non si... come un pugliese non può capire il nostro, è giusto. Avete già visto qualche posto caratteristico della Puglia? Molfetta abbiamo visto che... No, ancora no, perché siamo stati abbastanza impegnati con... È stato un tour de force quello del... Sì. Del Bitonto, non avete visto, anche tu no, non l'hai visto. Diciamo che siamo venuti qui a giocare a calcio, no? A fare i turisti. Ah, quindi non ce ne andiamo. Può capitare ogni tanto, no, qualche giorno libero. Anche perché c'è il mare che è la costante. Siamo stati anche in vacanza, io sono stato in vacanza, quindi la conosciamo un po' sotto questo punto di vista. La chiamata del Bitonto credo sia stata una chiamata a cui non è servito troppo tempo per pensarci, perché credo che ormai anche il nome del Bitonto fuori dalla Puglia sia diventato una garanzia. Assolutamente, assolutamente. L'ho detto anche nell'intervista prima di una partita, non mi ricordo quando, 2 settimane fa, come mi hanno chiamato, non ci ho pensato 2 volte, ho preparato le valigie e sono venuto, quindi questo dimostra la stima che c'è verso la città e verso la società. Anche perché credo che Francesco fosse vicino a qualche altra squadra, poi è arrivato il Bitonto che ha fatto Piazza Pulita, no? È stata una chiamata alle 7 del mattino che ha fatto cambiare tutto, perché ormai eri destinato a un'altra squadra, non facciamo più per correttezza, però... Però poi alle 7 del mattino, quando ti capita il nome Bitonto... È ormai una certezza nel panorama dilettantistico pugliese. Il rapporto con lo Seto invece come... No, il mister bene, mi conosce anche, ci ha segnato 2 volte contro, diciamo che ci ha messo la sua a farmi venire qua. In che occasione? No, a Gravina se mi sbaglio, e poi l'altra non so, l'Ercolanese, non ricordo bene. E il girone H invece come l'avete trovato? Perché voi l'avevate fatto sempre però dal punto di vista con maglie campane, quest'anno invece che lo state vivendo in Puglia, che tipo di girone H avete trovato e anche come il confronto con gli altri anni? Diciamo abbastanza uguale a come lo ricordavo, perché sempre molto fisico, duro, diciamo che è il girone un po' più tra virgolette difficile. L'Italia. Forse rispetto agli altri anni, mentre c'erano 3 o 4 solo attrezzate per vincere, quest'anno secondo me ne sono abbastanza, almeno il doppio, almeno 7-8. Sono squadre un po' più equilibrate rispetto agli altri anni, secondo me. C'è una squadra che mi ha impressionato più delle altre? Io siamo, sì, sono 4 partite che siamo qui, però a me la squadra che ha impressionato è il Taranto. Mi è piaciuta molto per fisicità, per carattere. Buona squadra secondo me. Francesco? Anche a me il Taranto, però credo che noi non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, anzi penso che per noi, per la squadra che abbiamo, possiamo lottare fino alla fine. Tra l'altro mi sembra sempre che lavora molto sugli esterni d'attacco, lavora molto sulla fase offensiva, è uno degli aspetti principali del suo gioco e quindi ti valorizza anche questo un po'. Sì, e poi c'è bisogno di tutti, cioè allora il mister è bravo a far sentire importanti tutti quanti noi.
Avete un idolo, qualcuno a cui vi ispirate, un giocatore che sin da piccoli vi ha caratterizzato il percorso calcistico? No, dai, io no. Ora l'ho scoperto, è Francesco Esposito, il mio nuovo idolo. Lui è diventato il mio nuovo idolo. Poi con questi capelli credo sia l'idolo ormai. E ora questa settimana ne ho conquistato proprio il cuore. Francesco, nel forte lui c'è come idolo. Lui ce l'ha, perché idolo sì, ce l'ha. È Riccardo Kaká, essendo milanista. E infatti vedo Nicolangelo, chiede a Nicolangelo, Francesco ha qualche movimento di Kaká. Non credo. Cioè, gioca più esterno. Ovviamente l'allusione è tutt'altro, però stiamo anche scherzando, perché questi sono giorni anche che voi state vivendo un po' più serenamente, perché il Bitonto aveva fatto 8 partite in 28 giorni, quindi un tour de force incredibile. Ora c'è lo stop di domenica, poi c'è il Casarano, quindi nel senso, da un lato si stacca la spina, però dall'altro si pensa subito al Casarano, che è una sfida cruciale, perché Abbiamo avuto questi giorni di pausa dopo domenica, quindi abbiamo staccato la spina. Ora già siamo al lavoro con il mister, con la squadra, a già 300, quindi non c'è tempo per staccare la spina. Tra l'altro salutiamo mister Valerio Loseto, che ha scritto qui in diretta, scherza anche lui con Esposito, credo che mi ha detto una domanda seria puoi fargliela, quindi cioè oggi non è facilissimo fare domande serie. Ci siamo perché il mister sa che io sono in grado di rispondere. Il mister credite. Esatto. Torno da Nicolangelo Viscardi per un aspetto che è diventato ormai anche sta contraddistinguendo il Bitonto, che è l'unione del gruppo. Anche questa serata lo testimonia, perché sono tanti compagni anche che stanno interagendo attraverso i social, ed è ciò che ha portato mister Valeriano Loseto, Nico. Assolutamente sì, ma se non c'è unità di intenti, se non c'è l'unione del gruppo, non si ottengono i risultati che sono stati ottenuti nelle ultime due partite. L'immane sofferenza contro il Taranto, i 3 punti portati a casa in inferiorità numerica, o conquistare il punto di Molfetta andando oltre una serie di problematiche tra squalifiche, defezioni al mattino, defezioni durante il riscaldamento con mister Loseto, che sostanzialmente a Molfetta per la gara di Molfetta ha cambiato 3 volte la formazione. Se non si è gruppo, se non si ha questa unità di intenti, ma poi lo si vede anche da alcune foto di quest'oggi in allenamento, o da come scherzavano oggi. Per forza, a questo punto ora qualche aneddoto, qualche curiosità su Francesco, su Vittorio, perché oggi è il loro momento. La settimana scorsa mi affacciai un attimo nello spogliatoio, stavano scherzando con un modo di dire, credo napoletano, con lattanzio, se non ero, che faceva fatica a comprendere, a trovare la soluzione, se era proprio Francesco protagonista, mentre quest'oggi tutti invitavano l'addetto stampa, il sottoscritto, a fare un'imboscata ad Esposito, nel senso per quei capelli, alludendo a una pseudo multa da parte del mister o del presidente, appunto per quei capelli così. Qual era questo detto napoletano? Non ricordo ora precisamente, ti dico la verità. Vabbè, forse perché poi scherziamo in tanti modi. Ne dici così tanto. Esatto. Siamo sempre, quando si può si scherza. Anche Nick in questo momento mi ricorda un po' Enrico Papi, però... Diciamo che ormai questa puntata va così, è un paragone non banale, Nico. No, gli ho ricambiato il favore con i capelli. Oh no, Nico. Ti ringrazio. Ma mo ce l'hai, secondo me. C'è una frase napoletana. Ora, visto che siamo in due, mi devi dire una frase napoletana che rispecchia Francesco, e Francesco mi devi dire una frase napoletana che rispecchia Vittorio. Chi parte di due? Ci devi dare almeno 30 secondi per pensare. Allora facciamo così, non abbiamo servizi da lanciare, quindi andiamo avanti, però tra poco ve lo... Ok, una frase che lo rispecchia, giusto? Una frase, un aggettivo, un qualcosa in napoletano che rispecchia, che
rispecchi l'uno dell'altro, insomma. Ok, va bene, ci penso. Avete in comune... Credete... Sì, gentile però. Sì. Avete in comune il settore giovanile, mi sembra di aver capito sempre. Sì, sì, vabbè, non siamo della stessa età, però siamo passati tutti e due al settore giovanile uguale. Stessa società. È una delle società più floride, sì, più importanti del settore, sì, giovanile, sì, napoletano, perché l'ho, sì, sentita, sì, anche diverse volte. Sì, 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 sì. Era, perché ora non esiste più, però era una società molto importante in giù da noi. E il rapporto invece con il Napoli Calcio, come lo vivete? Credo che, da quello che ho capito, Francesco non sia tifoso, tu invece? No, sono tifoso. Quindi lo seguo, quando posso lo seguo sempre. Tornando invece a parlare del Girone H, vedo che la regia prontamente ci fa vedere anche la classifica del Girone H. Fino a qualche settimana fa non si poteva guardare quella del Bitonto, perché tutti dicevano preferiamo non guardarla perché era così. Ora invece incomincia a sorridere Francesco, perché 29 punti con una partita da recuperare proprio con il Casarano. Diciamo che ora è anche più... ha un'altra sembianza. Siamo lì e tutto può succedere. È una classifica anche parziale, perché va detto che ci sono un sacco di asterischi, lo stiamo vedendo, però è una classifica che dà speranza a tutti. Sì, sì, sarebbe fondamentale anche mercoledì se arrivasse una vittoria. Quanto è importante mercoledì, perché si gioca col Casarano, che lì ha 4 punti, 2 partite di più, una delle due partite ovviamente proprio con il Bitonto, dunque vorrebbe dire accorciare parecchio le distanze. Sì, sì, una partita sicuramente importante, però non fondamentale, anche perché mancano ancora 16 partite, 15, non so se non sbaglio, quindi ci sarà tempo per arrivare dove vogliamo arrivare. Per voi com'è vivere anche questo campionato? È una domanda che un po' facciamo a tutti. Come vivere questo campionato, che è strano, perché fino all'ultimo non sai se giochi, non sai con chi giochi, non sai in quanti giochi, perché... Diciamo che mentalmente devi essere un po' più predisposto, nel senso che ti puoi aspettare di tutto fino all'ultimo momento. Quindi devi stare sempre collegato e sempre con la mente, sempre collegato e non staccare mai la spina, come dicevo prima. Francesco? Mi allaccio un po' come ha detto lui. Perché la verità, devi essere predisposto a fare dei sacrifici anche se sai che magari la domenica non si può giocare. Voi che immagino siate sempre stati in piazze calde o comunque calorose della campagna, quest'anno vivere un campionato senza tifosi, che campionato è per voi? Voi che campani come pugliesi, le partite di Serie D sono quasi sempre seguite da tanta gente. Manca un po' tutto, diciamo, perché la bellezza del calcio secondo me sono i tifosi, che ti danno quella marcia in più anche determinate partite. La partita come Bitonto Calcio, sarebbe stato un tripudio. Ma anche mercoledì. È assolutamente una cosa che sta mancando parecchio. Anche mentalmente durante la partita, cioè, non è facile stare dentro. Sembrano tutti amichevoli, quindi mentalmente, come dicevo prima, devi essere predisposto a tutto. Nico, torno da te per anche un po' quale sarà la roadmap del Bitonto, perché c'è mercoledì il Casarano e poi ci sarebbe la sosta, anche se lì potrebbe essere piazzato di fatto il recupero con l'Altamura. È una nostra ipotesi, però è una data che comunque in qualcuno sta indicando per disputare i recuperi, anzi qualcuno è già stato fissato. Sì, credo che... Ora non ricordo precisamente il calendario anche del 14 di marzo, che non vorrei che comunque ci sia già una gara fissata dell'Altamura, ma se non è il 14 di marzo è il 17, quindi la settimana quello successiva. Quello sarebbe dovuto essere il weekend del torno di Viareggio, che non si, ovviamente non si giocherà, quindi sarà una partita anche per... sarà un weekend per disputare le partite che non si sono disputate. Infatti mi riaggancio a quello che dicevi prima con Vittorio e Francesco, per analizzare come probabilmente questo mese di marzo sarà un mese crocevia, perché ci saranno tantissimi recuperi. Ho fatto il conto l'altro giorno, tra il 10 e il 14 ci sono già 10 gare, compresa quella del Bitonto appunto. Però c'è anche da dire che con l'emergenza sanitaria ancora in corso, il rischio che tante gare
possono essere ulteriormente rinviate, c'è, non bisogna sottovalutare questo pericolo, ed è per questo motivo che quando prima facevi la domanda ai due ragazzi come si affronta questo campionato, secondo me alla lunga questo campionato potrà vedere protagonisti davvero chi è più forte mentalmente, perché comunque tenere il passo di un calendario che cambia da un momento all'altro, un calendario che ti porta magari a fare, come nel caso del Bitonto, 8 partite in 25 giorni e poi farne praticamente una in 21 o una in 20 giorni, perché in questo mese di marzo sostanzialmente lo scenario inizialmente è questo: il Bitonto giocherebbe ad oggi il 10 e il 21 di marzo, perché la partita di domenica, come sappiamo, è stata rinviata, è stata posticipata per le positività nella formazione dell'Altamura. Dunque davvero potrà prevalere chi è anche e soprattutto forte mentalmente, farsi trovare pronti a queste variabili impazzite. Ribadisco il concetto, il mese... Scusami se ti interrompo, non escludo anche che si possa optare, se i recuperi dovessero continuare ad accumularsi, ad una sosta del campionato di Serie D, per permettere proprio che si vada a creare anche un minimo di livellamento, chiamiamolo così, tra le squadre, perché ad esempio vedo il Gravina, ma ci sarà ora l'Altamura che, se non sbaglio, ne ha già tre da recuperare, ora ne ha quattro, ora giustamente ce lo sta proponendo la regia con l'Altamura che ne ha tre, il Gravina che ne ha già 4-5, si sommerà quella col Casarano che non viene disputato, insomma è una situazione stranissima. Assolutamente, e tra l'altro bisogna anche ricordare che nel mese di aprile non ci sono grossi slot infrasettimanali disponibili, perché il primo di aprile, che è il giovedì santo, è già fissato un turno di campionato da calendario con il Bitonto, che ricordo il giorno del giovedì santo andrà a Portici in trasferta, e il 14 di aprile, se non erro, c'è già un turno infrasettimanale fissato di campionato, il Bitonto dovrebbe ospitare, se non erro, il Sorrento. Quindi anche trovare poi tra marzo, aprile e maggio tante possibilità, tanti turni infrasettimanali, tanti mercoledì per poter recuperare le partite, non sarà facile far incrociare anche i vari impegni tra tante squadre, perché ora Gravina e Altamura iniziano ad essere quelle con più gare da recuperare. Quindi è anche questa un'opzione, un po' come è accaduto già a novembre, sospendere un attimo il campionato per consentire i recuperi. Come lo vivete anche voi questo fatto, quando vedete le classifiche così tanti recuperi, nel senso, pensate che possa essere un'occasione per chi poi recupera, oppure è un'arma a doppio taglio, perché poi è sempre un punto interrogativo? Penso al Taranto, che ad esempio aveva tanti recuperi, la gente pensava che fossero tutte scontate, ad esempio poi ha pareggiato 0-0 in casa col Fasano e... Vabbè, sono sempre partite da giocare, sono recuperi, ma sono partite da giocare, quindi non c'è niente di scontato, è un'arma a doppio taglio come sempre. Anche perché poi averne tante, Francesco, nel giro di pochi giorni, credo che anche un po' il calo del Bitonto, quel blackout, sia anche dovuto alle tante partite giocate in 25-28 giorni. Non è facile tenere il ritmo alto per tante settimane. Anzi, io credo che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro, cioè ha mantenuto fino alla fine ottimi risultati e anche il campo. Ve l'aspettavate anche un po' poi di riuscire addirittura a riprenderla quella partita di Molfetta? Ora tra poco rivedremo anche le immagini, perché probabilmente dopo il 3-2 qualsiasi altra squadra avrebbe mollato, perché da 0-2 a 3-2 era e sembrava chiusa. Diciamo che a me i gol al 90esimo piacciono, non ho mai perso la speranza, però è chiaro che in quel momento dici, ecco qua, fatto un po' dura, però la speranza è l'ultima a morire. Assolutamente, ora stiamo vedendo anche il gol di Tedesco, che non abbiamo ancora avuto in trasmissione, ci sarà l'occasione di presentarlo questo fine settimana attraverso la conferenza stampa, e un esordio migliore per un vostro concittadino come Tedesco, un vostro compagno e amico come Tedesco, non potevate immaginarlo.
Assolutamente, sono strafelice per lui, per come si è andata domenica, anche perché lo conosco, è un ragazzo eccezionale e ha bisogno di queste, diciamo, di questi momenti per rendere ancora di più. Te l'aspettavi all'inizio così del... Quando diciamo che ho saputo che veniva anche lui, gliel'ho detto anche a Vittorio, è un giocatore molto importante che se sta bene riesce a farci la differenza. Diciamo che tra un po' lo invidio dell'esordio che ha fatto, però sempre in senso In buono. senso positivo, in senso detto tra amici, insomma. Intanto avete pensato all'aggettivo, alla frase in napoletano per l'uno e per l'altro? Non so cosa dire. Vabbè, Francesco è un buon maglione, è un ragazzo eccezionale, quindi non saprei cosa. C'è un difetto, ha un difetto, Francesco. Difetto? Un difetto? No, no, non ce l'ho, non Non ce l'ho il riesco a difetto. trovargli, non riesco a trovargli. Ti vuole troppo bene. Ho detto, è Sì. diventato il mio idolo, quindi per me non Per me lui è Sinuleone, è il mio leone. Tipo il leone della Sì, sigla, esatto, è però. lui. È lui. Ogni tanto ha bisogno un po' di scappare come una rondine, però è un leone. Nico, qui siamo alla poesia contemporanea. Credo che forse questa rientri nelle puntate con... Mario Sicola, attenzione. Credo che un giorno a un tavolo debbano sedersi Mario Sicolo e Francesco Francesco Esposito. Non so di Esposito. cosa parlerebbero, però... Credo che anche e torno da Nicolangelo, avere gente così e calciatori così possa soltanto andare a cementificare un gruppo che lo sta dimostrando con i risultati, c'è ed è più che unito, l'abbiamo detto anche prima. Assolutamente sì, il buon umore si percepisce nello spogliatoio, si percepisce sui gruppi WhatsApp, lo si nota, anche chiaramente, i risultati sono causa e conseguenza di, questo, buon umore. Il Bitonto è tornato, lo ha dimostrato con le prestazioni, con l'entusiasmo, ma anche con la voglia di lottare, di questo gruppo. E va fatto anche un plauso, a dire il vero, al direttore sportivo, alla società, perché poi, qui abbiamo Tedesco dietro le quinte, abbiamo qui davanti alle telecamere Esposito e Nocerino, ma sono stati veri e propri tre blitz di mercato in pochissime ore delle trattative portate al termine, nella fattispecie di Nocerino, poi ed Esposito, a cavallo della trasferta di Cardito. Quindi non. Quasi quasi si mettevano in macchina e venivano Beh sì, ma con praticamente Bitonto. siamo andati lì a Cardito a giocare contro l'Aversa, abbiamo preso una vittoria, 3 punti e 2 giocatori, siamo tornati a Bitonto, potremmo davvero riassumere così, perché è stato fatto tutto a cavallo di quella trasferta. Con Tedesco poi è stato veramente, poi avremo modo nei prossimi giorni di incontrarlo no, nuovamente, e con Tedesco è stato davvero tutto venerdì e sabato arrivato a Bitonto, primo allenamento, domenica titolare, doppietta, quindi è stato tutto un tourbillon di emozioni, ma anche di situazioni che si sono accavallate una dietro l'altra. Per quanto riguarda invece le vostre campane, nel girone H, credo che vedevo un po' la classifica, ora la migliore sia proprio il Sorrento, perché poi per il resto è un monopolio di pugliesi, con ovviamente l'Avello e il Picerno a fare da incomode in questo tavolo di grandi. Eh sì, dispiace vedere le campane laggiù, però alla fine quando se non ci metti competenza, dopo fai fatica. Mi dispiace, ma dall'altra parte mi fa anche piacere, perché comunque è giusto che qualcuno paghi, incominci a pagare i danni che hanno fatto. E ti riferisci? No, 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 mi riferisco alle squadre che stanno qua giù, no, in una in particolare. Perché credo che alla fine in queste squadre non è che non ci siano calciatori, è che purtroppo non vengono messi, come ti posso dire, non vengono messi Condizioni. in condizioni di esprimersi al meglio. Addirittura c'è Francesco Cioè, Esposito che ma ti ho dice che detto, non perciò me lo vengono. porto con me. È quasi
siamo... Ma lui sa che con me non vengono messi in condizioni di fare bene. Dispiace, dispiace. Ora utilizziamo in condizione anche la tua nozione qua, perché il termine della sala mi mette in condizione di salutarti, perché siamo in chiusura, sono le 2:20, okay. Ti ho fatto parlare troppo. No. Ma sai che possiamo andare tranquillamente. Okay. Meglio in campo o davanti alle telecamere? No, meglio in campo. Meglio in campo assolutamente, grazie. Angelo Biscardi, grazie. Grazie a te Davide, grazie a tutti voi, e vi ricordo di seguire sui social questa grande iniziativa della Top 11 che abbiamo, Top 11 del centenario, a partire dalla settimana prossima. Che tra l'altro è stata accolta, ho visto già i commenti sui social in maniera molto entusiasta dai tifosi. Ora dovete fare una cosa per salutare. Partito Francesco, devi salutare in napoletano i tifosi del Bitonto. Ciao Adiu. Ciao Adiu, alla prossima. Allora io dico anch'io ciao a you, ci vediamo giovedì prossimo, sarà il day after di Bitonto Casarano, quindi rimanete connessi perché sarà una settimana, non si scende in campo domenica ma si scende in campo mercoledì e sarà una partita fondamentale. Buonanotte a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. Questo programma è stato offerto da
WeWork, un punto fermo per aziende e professionisti. Consulenza in medicina del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione con piattaforma di addestramento in sede. Supporto per sistema HACCP e igiene degli alimenti. Grazie a competenze acquisite nel tempo, WeWork offre una consulenza mirata a medici, odontoiatri e professionisti per avviare e gestire strutture medico-sanitarie con supporto per autorizzazioni sanitarie, radioprotezione, verifiche periodiche delle apparecchiature. WeWork, la tua garanzia. WeWorkPoint.it. Seguici su Facebook WeWork SRL. Caseificio Gioia di Ronco Gaetano, dal 1975, esperienza, tradizione e bontà di latte sulle nostre tavole.